Benvenuti all'appuntamento con i Fatti della Sicurezza, il servizio di informazione settimanale della Polizia di Stato. Il 29 settembre, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, un poliziotto ha inviato una lettera alla direzione della rivista Polizia Moderna, dove sottolinea le parole che il Papa pronunciò a Rio quando invitò a fidarsi del popolo. La rivista ha voluto dedicarle l'editoriale del mese di ottobre. Io sono un poliziotto e sono un cristiano. Diciamo cristiano come la maggior parte delle persone che conosco, uno che di solito prega solo in caso di bisogno. Ma ho sentito il Papa che mentre sorride dice una frase: la sicurezza è fidarsi di un popolo. Io preferisco la vicinanza, una pazzia che fa bene a tutti. La sicurezza è fidarsi di un popolo. Mi piacerebbe poterlo dire a quelli che attaccano il cantiere della TAV, dove dentro ho lavorato, mangiato e giocato a carte con operai e camionisti, e che quando arrivano le Molotov ti guardano e ti chiedono perché. A quelli che la domenica vengono allo stadio, sognando di trovare uno di noi da solo per saltargli addosso. Ecco, se uno pensa che quello sia il popolo, si frega. Ed il popolo, la gente, dovrebbe sempre farlo capire che chi fa certe cose non gli appartiene. E se c'è un modo per migliorare le cose, io credo che dovremmo tutti provare quella pazzia della vicinanza. Tutte le sere, quando torno a casa, mio figlio mi chiede quanti cattivi ho preso. E tutte le sere gli dico che ho catturato qualcuno. Stasera invece, quando tornerà e mi farà la solita domanda, risponderò così: nessuno, figlio mio, ma sai, c'era una manifestazione di protesta e ad un certo punto qualcuno stava per lanciarci sassi e bottiglie, ma la gente intorno li ha visti e li ha lasciati soli e loro, quelli che volevano colpirci, sono andati via. Parte venerdì 4 ottobre alle ore 21:30 Angeli della Strada, il nuovo reality di Automoto TV, realizzato in stretta collaborazione con la Polizia Stradale. Per 8 settimane le telecamere di Automoto TV saliranno a bordo della Verona 200 e affronteranno in presa diretta le difficoltà e le insidie del lavoro quotidiano di una pattuglia della stradale. Per i telespettatori l'occasione unica di conoscere senza veli quello che succede realmente nella vita quotidiana dei nostri angeli della strada. L'assistente capo della Polizia di Stato Fabrizio Macciò e l'assistente della Polizia di Stato Antonella Manchia. Ma anche l'opportunità per riflettere sul ruolo e l'importanza di chi svolge tutti i giorni una fondamentale opera di prevenzione e controllo lungo le strade della penisola, consentendo a tutti noi di muoverci e viaggiare in libertà e sicurezza. Il calendario della Polizia di Stato 2014 sostiene il progetto UNICEF destinato a proteggere i bambini lavoratori e di strada in Bangladesh. Le 12 immagini del calendario racconteranno fatti di cronaca in cui sono impegnati gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Gli interessati potranno prenotare il calendario in questura entro sabato 19 ottobre, trovando tutte le informazioni sul sito della Polizia di Stato. Nel frattempo vogliamo ripercorrere con voi alcuni calendari degli anni passati, come quello del 2003, dal titolo Loro ci vedono così, una raccolta di vignette dei più celebri umoristi italiani. Loro sono i maestri della matita che con stile e ironia commentano ogni giorno i fatti del costume. Dietro le matite che ridono e che fanno sorridere non c'è soltanto il rispetto del ruolo della Polizia di Stato, ma anche la lettura sorniona di un universo umano interpretato con grande senso di civiltà. Arrivederci al prossimo appuntamento con i Fatti della Sicurezza.